grazie di essere qui, ringrazio in particolare il governatore della regione, dottor Luca Zaia, i due sindaci di Conegliano, Floriano Zambon e la dottoressa Vincenza Scarpa, padrona di casa, posso dire perché qui siamo a Susegana. Abbiamo poi il dottor Giuseppe Lovascio, che è il responsabile dell'area Bologna di Alfa Romeo, e insieme alla dottoressa Elena Francesconi del marketing di FCA Group. Ringrazio molto in particolare il governatore, che è sempre stato vicino alle nostre attività imprenditoriali. Grazie, vorrei un applauso. Ringrazio anche Ione, ed è anche, devo dire, un orgoglio come italiano, perché questo prodotto è tutto fatto, progettato e costruito in Italia, e Marchionne ha garantito che non ci sarà mai un'Alfa Romeo costruita fuori dall'Italia. Come alfista, perché questa è una vera Alfa Romeo, è ritornata una vera Alfa Romeo. Vi do alcuni dati di questa macchina. Questa nasce, non ha niente in comune col gruppo FIA, diciamo, dal Fianale, che è stato costruito solo per questa vettura, con 1 miliardo di euro di investimenti, lo diceva 2 giorni fa Marchionne, il Presidente della Repubblica. Il motore è un 2.2 in alluminio, esclusivo per Alfa Romeo, 180 cavalli, cambia uno ZF a 8 marce, è una macchina completamente distintiva per Alfa Romeo. Grazie. Ma io direi di dedicare un grande applauso al dottor Dabona, che poi ci dà anche questa opportunità stasera. Due cose sono: io sono legato a Dabona, a parte che sono cliente, ma perché qui, anzi dall'altra parte, comunque sempre gli uffici, io ci vengo fin da piccolo, per cui conosco anche un po' quasi tutti i dipendenti, giusto? Quasi tutti, forse i più giovani non li conosco. Buonasera a tutti, effettivamente ho avuto il privilegio di trovare la Giulia Quadrifoglio. Beh, mia moglie non me ne voglia, ma potrebbe ingelosirsi. È una macchina veramente incredibile, divertente da guidare, ha tutto il DNA Alfa Romeo: cuore, sportività, eleganza, prestazione. Questo è veramente il lancio di Alfa Romeo. E adesso. Yeah.